Tu oggi hai quanti anni? Adesso ne ho 40. Hai 40 anni. Queste violenze per quanti anni si sono continuate? Allora, dai 13, dall'età di quando la terza media, perché io sono stato adescato alla scuola media a Napoli, dove lui è il mio professore di religione. Come si chiama sto prete? Don Silverio Mura. Ma è ancora in attività, è ancora, gira ancora libero per Napoli? Allora, perché non è in galera questo signore qua? Ma assolutamente no. Sappiamo che lui è ancora in attivo come prete, e fino al 2014 insegnava, 2014-2015 insegnava presso una scuola vicino dove abito io. Ma tu quando lo hai denunciato? Il 2010 presso i carabinieri e presso la Curia di Napoli. I carabinieri 2010... Cioè, ma queste violenze che tu hai subito, che sono violenze proprio sessuali, no? Tu, sì, questo prete ha abusato di te in maniera completa, lo possiamo dire? Completa al 100%. Lui, cioè, hai avuto rapporti completi con questo prete? Cioè, ti ha obbligato ad avere rapporti completi? Sì, dando delle spiegazioni che lui mi voleva bene, sì. Sì. Poi mi faceva trovare anche a casa la cosa che mi è rimasta impressa, dei film di paura. In quel periodo mi ricordo che lui metteva delle videocassette con dei film dell'esorcista, e questi preti delle chiese che cadevano, e io ero spaventato. Ma poi perché non l'hai denunciato subito all'epoca? Oggi hai 40 anni. Semplice, questo c'è. Praticamente perché non l'ho denunciato subito? Io a 16 anni lo volevo denunciare. Che senso? Stavo male. E il prete... io non mi sono rivolta a mio padre, perché? Perché mi sentivo complice. Perché invece adesso, 3-4 anni fa, che cosa è successo? Perché è successo circa nel 2009, preciso settembre 2009, mentre ero in servizio in banca, ebbi uno svenimento. Ma perché tu che cosa fai? Facevo la guardia giurata, adesso ho perso il posto perché la Curia di Napoli mi ha fatto perdere anche il posto di Napoli, ha fatto perdere anche il posto come guardia giurata. E perché ti hanno fatto perdere il posto? Perché praticamente io nel 2000, l'anno scorso, nel 2015, a luglio, ho mandato una richiesta, scritta un'email, giustamente solo di provocazione, dicendo alla Curia di Napoli di sapere a che punto era la mia pratica, cioè non la mia pratica, a che punto era il mio stato della mia denuncia, per sapere se Don Silverio insegnava ancora, a che punto stava. Questo ha continuato a insegnare per tutti questi anni, evidentemente. Io l'abbiamo scoperto adesso, continuato a insegnare, ultimamente abbiamo scoperto. Ma scusa, tu come fai ad avere le prove di queste violenze fisiche? C'è un qualcosa che tu riconosci come... Assolutamente sì. Cioè, tipo, che una cosa? Prova intima particolare. Intima? Intima, sì, del suo pene c'ha una malformazione che solo purtroppo... Ho perso un attimo cioè, il discorso. Il pene del prete ha una malformazione? Sì, assolutamente sì. Allora, ti dico anche un'altra cosa. Praticamente noi abbiamo altre due vittime che per mezzo del cardinale che mi ha fatto perdere il lavoro... Non voglio denunciare a questa persona perché hanno paura di perdere il lavoro. Cardinale Sepe, vada a zappare! Cardinale Sepe, vada a zappare! Abbiamo altre due vittime, rete abuso, e hanno paura di denunciare per quello che hanno fatto a me. Signor Cardinale, vada a zappare! No, vada come? Io non lo so. A zappare, perché non è un uomo di chiesa. Sta facendo spaventare le vittime. Allora chiedo a Papa Francesco di intervenire subito, perché questo cardinale sta facendo spaventare le vittime. Non deve passare questo. Diego, scusa, no, ma capisco il tuo scopo. Allora ci sono altre due vittime che hanno detto a Francesco Zanardi che hanno paura di denunciare, di perdere il lavoro, perché hanno letto la mia storia terribile. Adesso deve venire subito il Papa, perché questi ragazzi che vogliono denunciare a Don Silverio Mura non vogliono andare avanti perché sono spaventati. E questo è il messaggio che sta passando. E questo non deve passare. Sono stanco. No, per carità, ma io capisco. Basta! Basta! Diego. Animali! Cardinale! È un animale! Basta! Basta! Io non sono pazzo! E lui mi ha fatto impazzire! Una seconda violenza l'ho avuto da Papa, da cardinale! Mi sto sentendo male io, è quello che mi ha fatto! Allora, io vorrei però mettere un punto. Perché dici, stai facendo un appello al Papa praticamente, no? Io sto facendo un appello al Papa che deve dire subito, perché sono persone che vogliono denunciare e hanno paura di perdere il lavoro per colpa del cardinale Sepe! Deve subito intervenire, subito come... Ma subito cardinale, subito. Il cardinale Sepe sta... che cosa sta facendo? Sta coprendo e mi ha mandato 250 euro. 6 anni fa me l'ha mandata la prima denuncia. Non ho più la voce.
Cardinale sempre quando mi dà me scappa, dice che non c'è mai, perché è un uomo che non sa fare le cose, non vale niente. Però scusami Diego, il Cardinale Sepe fino adesso ti ha dato 250 euro, tu l'hai rifiutato o l'hai preso questi 250? Io l'ho preso, l'ho preso, perché ce li dava lui. No, l'hai preso. Me ne sono preso, sì, me ne sono preso. Ma vorresti molti più soldi naturalmente. Come ma che me ne importa, ne so, voglio giustizia, voglio queste cose, non capirò più. Ma che cosa vuoi? Vuoi che il prete sia me? Che ne so, ormai sono tutte il cose... Il prete, ma come fa a fare il prete? Ma anche voglio anche che il cardinale fa più cardinale, perché il cardinale è peggio del prete che nasconde i preti. Ma stiamo scherzando, il prete è un malato di testa, il cardinale è ancora più malato. Sono animali alla cuna di Napoli e devono pagare.